Quest'oggi siamo a Sedico perché siamo venuti a intervistare il presidente dell'Unione Montana Valbelluna, Stefano Deon. Buongiorno. Buongiorno a tutti. L'Unione Montana, diciamo, svolge tutta una serie di servizi, no? E abbiamo parlato diverse volte, insomma, nei nostri incontri del servizio dei lavori cimiteriali per, insomma, portare avanti questa attività con delicatezza, diciamo, ma anche con molto ordine nei vari comuni dell'Unione Montana. Come procede questo tipo di attività e soprattutto ve l'hanno chiesta anche altri comuni? Allora, il servizio di gestione dei cimiteri è un servizio molto importante che l'Unione Montana da qualche anno svolge per i suoi comuni, quindi Sedico, Borgo Valbelluna, Limane e Sospirolo, con apprezzamento penso da parte dei cittadini e degli operatori. Abbiamo cimiteri che sono sicuramente in ordine, sono gestiti in maniera molto, molto scrupolosa e ordinata da parte delle nostre maestranze e del nostro personale dell'Unione Montana. Sì, il servizio è apprezzato e ci è stato chiesto anche da comuni che sono fuori dalla nostra Unione Montana. In questo momento stiamo gestendo anche i cimiteri del comune di Pedavena, e quindi insomma un lavoro abbastanza importante. E poi anche altri comuni ci hanno chiesto supporto, magari non per la gestione degli interi cimiteri, ma per dei lavori di supporto per tenerli in ordine. Ultimamente ci ha chiesto il comune di Feltre, le nostre maestranze sono andate a lavorare lì, per, appunto, soprattutto nel cimitero monumentale, per aiutare il comune di Feltre a tenerlo un po' più pulito e in ordine. Insomma. Quindi vuol dire che il lavoro che in questi anni l'Unione Montana sta portando avanti è un lavoro che viene apprezzato, visto anche da fuori, apprezzato, insomma, e ci viene richiesto, e questo è sicuramente motivo di grande soddisfazione. Ma si tratta quindi di tenere puliti i cimiteri e fare anche altri lavori, oppure? L'Unione Montana per i suoi comuni, quindi quattro comuni dell'Unione Montana e per Pedavena, gestisce tutto il cimitero, quindi la pulizia, la manutenzione, ma anche proprio le operazioni di funerarie, insomma, di sepolture, le stumulazioni, inumazioni, eccetera. Quindi è una gestione totale del cimiteri. Mentre, appunto, come dicevo, per il comune di Fete ci hanno chiesto un intervento minimale a spot per solo la manutenzione e la pulizia del cimitero, insomma. E poi c'è anche tutto il lavoro diciamo, della manutenzione del verde, degli sfalci che naturalmente servono, insomma, a voi, ma anche a altri comuni. Sì, noi abbiamo istituito 2 anni fa questo servizio per i nostri comuni dell'Unione Montana, a supporto appunto dei comuni che si trovavano in difficoltà nel mantenere puliti i cigli stradali, i verdi. Quindi è un servizio che è nato in via sperimentale e invece poi si è consolidato nell'ultimo anno, insomma, ecco. Anche lì il servizio funziona, perché insomma, viene apprezzato dai cittadini dei comuni, e ci è stato chiesto anche da comuni fuori dalla nostra Unione Montana che sono qui limitrofi a noi, e le nostre squadre sono state appunto nei comuni di Cesio Maggiore e di San Gregorio nelle Alpi per degli interventi insomma, anche di supporto e di aiuto. Insomma, ecco. Noi come Unione Montana gestiamo servizi, li gestiamo per i nostri comuni, ma insomma se c'è la possibilità di collaborare, di aiutare anche altri enti, è un po' lo scopo di un'unione, insomma, di dare una mano, aiutare, creare servizi che possono servire anche ad altri. Insomma, ecco, questo sicuramente siamo a disposizione, come se altre unioni montane hanno dei servizi, noi attingiamo e ci serviamo di questi, insomma, ecco. Diciamo che nella logica dell'interscambio possono guadagnarci tutti, perché poi ognuno, credo che ogni Unione Montana sia un po' specializzata in qualcosa. Beh, sicuramente sì, tra enti bisogna aiutarsi, in un territorio soprattutto come quello bellunese, insomma, avere enti che si danno una mano vuol dire proprio dare una mano ai cittadini e alle comunità in cui vivi, le aiuti a vivere meglio, a stare meglio, insomma, ecco, tenendo in considerazione che in questi anni appunto è sempre più difficile gestire servizi per i comuni, e quindi associare alcune cose è convenienza di tutti, sia dal punto di vista economico, ma anche proprio per il reperimento del personale, che non è sempre così facile, insomma, ecco. Quindi c'è una convenienza reciproca a farlo, e noi siamo a disposizione, ecco, su questo. E per quanto riguarda la pianta organica dell'Unione Montana, è sufficiente? Servirebbe qualcuno in più? Ma l'Unione Montana, soprattutto la nostra Unione Montana, vive di servizi, e quindi e di qualche trasferimento che riceve da
dalla regione o dal consorzio BIM. Quindi più servizi riusciamo a dare, più riusciamo a tenere l'equilibrio sui conti e quindi riusciamo a gestire le nostre squadre operaie con le nostre squadre forestali, eccetera. Quindi diciamo che come organico siamo a posto, però come dicevo, per garantire l'equilibrio dobbiamo mantenere un certo livello di servizi. Servizi che non sono solo i cimiteri, non sono solo gli sfalci, ma insomma, abbiamo anche le nostre squadre operaie che lavorano molto bene sul territorio, le squadre forestali, e anche lì, oltre ai lavori fatti per i comuni dell'Unione Montana, abbiamo delle richieste anche da comuni fuori dalla nostra Unione Montana per andare a fare lavori, insomma, vuol dire che viene apprezzato anche la qualità del lavoro dei nostri operai, insomma, ecco, questo mi fa molto, molto piacere. E a proposito del lavorare insieme, con l'Unione Montana Belluno Ponte, se non sbaglio, avete avuto un'idea di candidare un progetto, diciamo, per... Sì, la Regione Veneto ha messo a disposizione, grazie a fondi del governo, che ha alimentato questo fondo FOSMIT, si chiama Fondo per lo Sviluppo della Montagna, ha messo a disposizione dell'Unione Montana dei fondi per investimenti. Tra gli investimenti che si potevano fare erano anche quelli sulle energie rinnovabili e quindi abbiamo lavorato assieme, abbiamo condiviso con l'Unione Montana Bellunese una progettualità, coinvolgendo anche BIM GSP, che è il gestore del servizio idrico, sul tema delle centraline da inserire negli acquedotti. Noi come Unioni Montane siamo proprietarie, con quote diverse, ma siamo proprietarie dell'acquedotto, vecchio acquedotto consorziale, quell'acquedotto che serve tanti cittadini e tanti comuni della provincia di Belluno e della provincia di Treviso. Questo acquedotto che parte dalle sorgenti della Val Clusa, scende a valle e ha una serie di impianti, serbatoi e tubi dove si possono inserire degli impianti per produrre energia idroelettrica a impatto zero, perché di fatto non andiamo ad alterare nulla, perché vengono inseriti le macchine all'interno di serbatoi esistenti o di tubi esistenti, quindi senza nessun impatto sui nostri corsi d'acqua. No? E questo ci consentirà di produrre energia pulita e di avere anche un ritorno economico per gli enti, come dicevo prima, per garantire anche un po' l'equilibrio economico degli enti e magari liberare anche risorse per investimenti sul territorio a favore, insomma, delle comunità che noi ci serviamo, insomma, ecco. Ma per quanto riguarda proprio la questione economica, diciamo, dalla parte delle entrate per gli enti, parliamo di quindi entrate per l'Unione Montana, le due Unioni Montane e anche BIM GSP. GSP avrà una sua convenienza sicuramente anche nell'operazione, perché le centraline vengono inserite su impianti di GSP che consumano corrente elettrica e quindi quella corrente che viene consumata lì viene di fatto prodotta, verrà prodotta dalla rete. Quindi ci sarà una convenienza reciproca a tre, che è una cosa molto, molto interessante, molto importante. Insomma. Diciamo che stiracchiando per concetto è una mini comunità energetica. Mini. Molto mini, sì, non è una cosa diversa, insomma c'è una convenienza, sì, reciproca da parte di tutti. Cioè GSP ha degli obblighi di produrre una parte dell'energia elettrica che consuma per far andare i suoi impianti con energie rinnovabili e quindi c'è una convenienza nel fare l'operazione. Per noi come Unioni Montane c'è un po' fare un investimento di questo tipo per avere anche un ritorno economico, diciamo, che ci aiuta a tenere i bilanci in ordine, c'è questa convenienza reciproca che ci ha portato a candidare questa progettualità. Adesso i mesi di settembre e ottobre saranno importanti perché andremo a definire nei particolari tutta la convenzione che regolerà i rapporti tra i vari enti e si andrà nel concreto anche con le progettualità per, appunto, anche lì abbiamo tempi stretti, quindi abbiamo 3 anni poi per chiudere gli interventi. Gli interventi proposti sono 3, 2 in comune di Sedico e 1 in comune di Borgo Valbelluna, uno molto grande che è quello della Val Clusa, molto grande nel senso che è l'impianto più grosso, gli altri 2 sono impianti un po' più piccoli, però insomma ci vuole tempo e adesso bisogna un po' correre. Insomma. Sì, diciamo che comunque è un progetto che guarda anche, diciamo, la conservazione del territorio, perché
di fatto si aggiungono centraline ma senza cementificare. No, no, infatti sì, come dicevo, lavoriamo dentro tubi e serbatoi esistenti dove passa l'acqua che beviamo tutti i giorni e quindi sì, senza nessun impatto sul territorio, insomma, ecco. Addirittura in Valclusa, dove c'è il grande impianto di potabilizzazione, all'interno dei serbatoi c'è già tutto. I vani sono già fatti, c'è già tutto predisposto, manca solo proprio l'inserimento delle macchine. Quando è stato fatto il lavoro tanti anni fa si era già capito che poteva esserci questo sviluppo e quindi si era stati già lungimiranti. Mentre negli altri due, ripeto, sono impianti più piccoli dove ci sono dei serbatoi esistenti dove si inserisce la turbina e si produce acqua, si invia corrente. Quindi l'impatto veramente sul territorio è zero, proprio non si altera nulla e non si vedrà nulla dopo. Ma siete riusciti a quantificare quale potrebbe essere, diciamo, una media annuale o è presto ancora? È presto, abbiamo delle cifre di massima che vengono da una serie di calcoli che non è opportuno, insomma, perché non sono, sono stime, però insomma qualche migliaio di euro per ogni ente dovrebbe entrare, insomma, ecco. Non sono grandi cifre perché non si parla più degli incentivi di qualche anno fa, ma insomma qualche euro entrerà e per noi, ripeto, come enti sono risorse che sono fondamentali, insomma, ogni euro per le unioni montane è ossigeno puro, visto che appunto noi non avendo capacità tributaria impositiva dobbiamo vivere di servizi e di contributi o di iniziative che mettiamo in campo noi che possono portare una redditività e un introito economico. Per effettuare anche tutta una serie di lavori di manutenzione, prima abbiamo parlato del verde, ma poi ci sono anche, diciamo, le strade silvopastorali, c'è anche, diciamo, una declinazione vicina magari anche al turismo, no? Cioè preparare il territorio per chi arriva. Beh, sicuramente sì, cioè, nel senso che se il territorio è un territorio che viene tenuto in ordine, e soprattutto i sentieri, insomma, ha anche una certa attrattività da parte delle persone che vengono qui. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio bellissimo, se riusciamo, insomma, a gestirlo in maniera ordinata, abbiamo anche una certa la possibilità di portare turisti e portare un minimo di redditività anche per le attività economiche che sul territorio insistono e magari stimolare anche nuovi imprenditori a investire sulla parte turistica. Questo, insomma, ce lo auguriamo, ecco. Diciamo che nel territorio dell'Unione Montana Valbelluna c'è anche tutta quella fascia prealpina che poi si affaccia sulla provincia di Treviso, che è ricchissima di sentieri e di strade. Immagino che lì anche le manutenzioni. Sicuramente sì, in questo momento stiamo facendo un lavoro importante ai confini tra Borgo Valbelluna e Limana, lungo il canale di Limana, sistemando tutta una viabilità che sale verso la cima delle Prealpi. Ed è un cantiere lungo, importante, sono mesi e mesi che lavoriamo, ma insomma lì. Sono tutti quei lavori che, come si diceva, devono tenere in ordine la montagna per renderla fruibile un po' insomma, ai turisti, ma anche a chi ci vive, perché insomma ci sono persone che hanno delle attività e vivono in quelle zone, quindi bisogna lavorare molto sul territorio per la manutenzione. Insomma. Diciamo che le unioni montane sono uno dei livelli che tengono, diciamo, in ordine questi sentieri, no? C'è il CAI, poi ci sono anche associazioni di volontari che curano determinati percorsi mirati, poi ci sono le unioni montane che di qua di là riescono. Sì, le unioni montane hanno diversi compiti, insomma, sicuramente sì, noi dal punto di vista dei nostri compiti c'è quello di tenere in ordine le strade forestali per i nostri comuni, fare interventi di regimazione idraulica, ma insomma anche su alcuni sentieri di fare degli interventi di manutenzione, di pulizia a supporto appunto dei comuni che sì, hanno bisogno, insomma, anche del nostro aiuto. Grazie mille per averci accolti. Grazie mille a voi, buona giornata. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.